tra queste falesie rocciose dai contorni frastagliati in un mare dai fondali spettacolari, fin dal 1991 fu istituita l'area marina protetta di Torre Guaceto. Questa è una zona a protezione integrale, quasi off limits, proibito accesso, approdo, sosta. Su tutto domina questa torre aragonese del 1500 a difesa dalle incursioni dei pirati saraceni. Mi è rimasto uno, e forse il saraceno non è perché lo sento proclamare la classica arietta: ovunque il guardo giro, immenso Dio ti vedo, nell'opere tue t'ammiro, ti riconosco in me. Eh sì, di fronte agli spettacoli della natura, il metastasio lo cito sempre. Nelle piccole e deliziose spiaggette l'habitat è naturale, rami e tronchi portati dalle mareggiate e distese di foglie secche di posidonia oceanica, ma non è educato parlare nuotando. L'oasi è un susseguirsi di spiaggette. Dicevo di questi detriti naturali. La posidonia è una pianta marina endemica del Mediterraneo. Non è un'alga, è una pianta marina che cresce in praterie sottomarine fino a 40 metri di profondità, ma solo in acque luminose, quindi limpide e cristalline. Mi sposto ora oltre Punta Penna Grossa, dove mi attende il mio pesciolino e dove i vincoli sono meno rigidi, la balneazione concessa dall'alba al tramonto. Ombrellone usa e getta, tipico acquistato sul mercatino ambulante. 8 euraci o giù di lì, qualità zero, alla mercé del maestrale. Questa oasi è pur ben una zona umida, quindi paludi e dune imponenti, alte fino a 10 metri. Le dune hanno un'importanza fondamentale per questa oasi. Si formano grazie a piante dette pioniere, che hanno un sistema radicale molto sviluppato in superficie e formano quindi una specie di rete a maglie fitte che intrappola granelli di sabbia, foglie di posidonia e li ammassa. Ecco, nei secoli le dune, che più alte sono, più proteggono la macchia mediterranea che sta dietro. Le dune fermano la salsedine portata dal vento, salsedine che ucciderebbe la macchia. Beh, si chiama ecosistema. E per meglio approfondire decidiamo di ritornare alla torre con una visita guidata. Guide molto preparate e attente. Riporto brani della appassionata narrazione. Questa è una torre costruita nel 1500, quando su queste coste arrivavano dei pirati, arrivavano i turchi. Loro arrivavano qua, saccheggiavano le città, uccidevano le persone. Ascoltiamo e marcia di avvicinamento. Perciò in quel periodo si pensò di costruire, che non arrivavano solo in questa zona, un po' lungo tutte le nostre coste. E allora si pensò bene di costruire queste torri che fungessero da torri d'avvistamento. In queste torri venivano mandati a vivere delle persone, si chiamavano torrieri. Queste persone dal tetto in cima della torre stavano a guardare, a scrutare il mare. Nel momento in cui vedevano una nave all'orizzonte, allora dovevano dare il segnale a tutte le popolazioni che vivevano nelle campagne, nelle zone più interne. Alla torre o in bici o a piedi. Così,
classico segnale di fumo veniva visto da chi viveva nelle campagne, in modo che donne e bambini magari si nascondevano e gli uomini partivano a cavallo e venivano a difendere queste fortificazioni. Ma la notizia fin dove doveva arrivare? Addirittura poi dovete sapere che la notizia dello sbarco dei turchi doveva arrivare a Napoli, dove c'era un po' la sede principale di tutto quel regno del sud. Allora cosa succedeva? Che di torre in torre si accendeva un fuoco, in modo che il segnale di fumo fosse un segnale a catena. Anche pensare che nel 1500 questo segnale a catena faceva sì che la notizia da Torre Guacento fino a Napoli arrivasse in soli 3 ore. Sono pochissime, pensando al 1500. I turchi sbarcavano qua perché questo posto aveva una particolarità, aveva e ha ancora oggi 3 sorgenti di acqua dolce lungo tutta la costa. Poiché in arabo, che è la loro lingua, il luogo dell'acqua dolce si dice Gausit, da Gausit è venuto fuori Guaceto. Perciò oggi dire Torre Guaceto significa un po' dire il luogo dell'acqua dolce. Questa palude di Torre Guaceto si vide allora che era una delle tante postazioni che gli uccelli migratori sceglievano per fare tappa durante i loro viaggi. Il ruscello dei desideri, perché? Se ne intravedono le acque entrare in mare. Il ruscello è irraggiungibile per logici divieti. E si dice, c'è una leggenda che dice che ognuna di queste sorgenti di incontro tra acqua dolce e acqua salata è custodita da un genio. Questo genio raccoglie i desideri delle persone che vanno a visitarlo e li affida ai pesci, che saltando in acqua li portano alle stelle, e le stelle fanno sì che questi desideri si possano avverare. Lasciamo le dune per recuperare la CH4, l'auto lasciata obbligatoriamente al parcheggio all'entrata del parco. Prenderemo, io lo chiamo, il Gauceto Express. Sentite, arriva! Su un espresso però non si sale sudati. E nessuna sviolinata, ma le immagini, senza miei commenti, rendono già l'idea dell'accoglienza in hotel. Ecco. Ecco qua. Allora, le occhiali sono queste. E per inciso, cena offerta pure dallo staff dell'albergo. Sono questi più piccoli, sono già occhiali. Due spigole. Quindi non so che allevamento, eh? Facciamo a forno. Ma basta una testa o ne facciamo due a testa? E ci metto pure la foto ufficiale dell'hotel. Come d'abitudine l'inizio è di buon mattino. Iniziamo con transiti di treni. Scelgo la zona di Specchiolla. Caccia! Ecco i binari, direzione Carovigno. Treno Aquario, il 9892, Lecce Bari Centrale, effettuato da lettiere 341, un flirt, costruzione Stadler. CN 789, il tavoliere, Roma Lecce. La freccia salentina, il Milano Lecce, ICN 781.